Nella sala giunta di Palazzo San Giacomo fa tappa l'Agenzia Nazionale per i Giovani, che su impulso dell'assessorato alle politiche giovanili del Comune incontra Napoli per coinvolgere i ragazzi della città in progetti di solidarietà nell'Unione Europea. Come Agenzia Nazionale per i Giovani noi ospiteremo in Italia un meeting internazionale che chiamerà raccolta più di 150 operatori giovanili da tutta Europa. Abbiamo immaginato di organizzarlo a Napoli perché credo sia fondamentale mettere in relazione un mondo di operatori giovanili attivi in tutti i paesi d'Europa con una città che esprime oltre che un bisogno particolare ma anche delle potenzialità particolari. Tra le azioni che l'agenzia si propone di rilanciare offrendo opportunità ai giovani dai 13 ai 30 anni ci sono il Corpo Europeo di Solidarietà e l'Erasmus+. Il primo è un programma che promuove la solidarietà nella società europea con il coinvolgimento di giovani e organizzazioni che si impegnano in tal senso. Erasmus+ è invece il programma europeo che offre ai ragazzi opportunità di studio, formazione ed esperienze lavorative o di volontariato all'estero. Oggi per noi quindi l'appuntamento con l'Agenzia Nazionale Giovani è un grande riconoscimento del nostro lavoro ed è soprattutto il poter dire che il Comune di Napoli è un riferimento per le ragazze e ragazzi di questa città ed un invito alle ragazze e ragazze di questa città a guardare che cosa fa il Comune di Napoli per loro, perché ci sono tante opportunità aperte, tanti momenti anche di incontro per aiutare, per essere presi per mano, per poter presentare una richiesta di finanziamento, per poter realizzare un'iniziativa, per poter cogliere un'opportunità. Oggi l'agenzia ha scelto Napoli per presentare un'importante dotazione economico-finanziaria e noi faremo di tutto per fare in modo che siano quanti più gruppi giovanili possibili e quante più ragazze e ragazzi di Napoli possibile i beneficiari di un'opportunità che non è un gesto di assistenza ma è anzi un grande investimento, perché se Napoli è forte e quando i giovani di Napoli sono forti, questa è una chiave di forza per tutto il sud e per tutto il paese. Stiamo facendo delle cose insieme importanti, tanti, soprattutto in quartieri difficili della città, per ragazzi con una vita difficile della nostra città. Ci è stato dato atto che in questa città si sta facendo tanto anche con pochissime risorse e che il riscatto di Napoli, soprattutto attraverso i giovani, adesso non è solo un dato che cogliamo noi in città, ma è un dato di rilevanza nazionale che le istituzioni del nostro paese cominciano a cogliere sempre di più, e anche con qualche fondo che magari arriva, come ci è stato detto, ulteriori opportunità possono crescere tra i giovani e non solo nella nostra città.